Chim chimmy chim chimmy chim chim cheree. A sweep is as lucky as lucky can be. Shim, chimney, shim, chimney, shim, chim chimmy chim chimmy chim chim, 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 chim chim cheree. Good luck we're above when I shake hands with you. Chim chimmy chim chimmy chim chim cheree. A sweep is as lucky as lucky can be. Chim chimmy chim chimmy chim chim Good luck we're above when I shake hands with you. Bisogna soffrire di vertigini. Che altezza siamo? Edoardo Scarpellini è il responsabile di queste passeggiate sui tetti. Siamo all'ultimo piano del, della Galleria Vittorio Emanuele, quindi siamo proprio sul tetto di Galleria Vittorio Emanuele e devo dire che anche chi soffre di vertigini se ne dimentica facilmente perché il panorama è talmente bello. Oggi siamo fortunati che si vede anche tutto l'arco alpino, il duomo, i finali della, della città che le vertigini vanno in secondo piano immediatamente. Quando avete deciso di riaprire questo spazio? Allora, questo spazio è stato riaperto nel maggio del 2015 eh, in concomitanza con i 150 anni dalla posa della prima della inaugurazione del, della Galleria Vittorio Emanuele. Noi stiamo camminando su quelli che erano i camminamenti di eh, manutenzione della, della galleria, che invece è stato ricostruito, rialzato, riadattato in modo tale appunto che potesse essere fruibile al pubblico. E oggi abbiamo questa meravigliosa. Camminata lungo tutta la cupola più famosa della città. Prima di ricordare gli eventi che ci saranno, c'è questa leggenda che a me piace molto, è vero, quella dei gatti neri, sì, perché no? dicono che c'è una colonia di gatti che non abbiamo ancora visto, ma ci sono. Non è una leggenda, è una realtà, vive una colonia di 12 gatti neri eh, sul, sui tetti della galleria e inoltre chi mangia nel ristorante che c'è al termine delle, della, della nostra passeggiata, la pizzeria, 12 gatti appunto, contribuisce anche al loro um, sostentamento assolutamente, quindi sì, eh, non, è una, non è una leggenda, possiamo dire. Io sono iscritta anche al vostro gruppo su Facebook, visto che la prima manifestazione è Guardare le stelle appunto sul tetto con anche una tisana calda. Sì. Noi abbiamo lanciato ad aprile di, di quest'anno eh, un hashtag che è teniamo sveglia Milano, che non è solo un hashtag ma è proprio una nostra, eh, una nostra mission e abbiamo iniziato con le visite all'alba su cioè line in galleria che hanno funzionato tantissimo, sono venute migliaia di persone nel periodo estivo e allora adesso per l'inverno abbiamo detto sfidiamo il freddo e eh, stiamo aperti di notte con una tisana e una copertina eh, calda per poter appunto ammirare le stelle, e il panorama della città eh, sui tetti. L'avevamo già fatto con grande successo in un altro luogo che gestiamo noi che è la cripta di San Sepolcro, dove le visite ci sono a mezzanotte con le lanterne, però quello è sottoterra. Anche quello adesso... voglio venire, quindi presto mi prenoto. Invitati. E, e adesso vogliamo invece portarli sul tetto della galleria, quindi vedere Milano sia sopra che sotto. Dal più basso al più alto, gestite tutto voi praticamente? Sì, noi abbiamo deciso appunto di riaprire luoghi sconosciuti o addirittura che non erano aperti al pubblico come questo dove siamo, ma anche la cripta di San Sepolco che era chiusa da oltre 50 anni, abbiamo aperto adesso il foro romano di Milano, dove inoltre facciamo anche stasera un aperitivo con i menu dell'antica Roma e quindi far rivivere l'enorme patrimonio che la città ha e che la città sa apprezzare. Abbiamo veramente visto che le persone, i cittadini, non solo i turisti, ma appunto i cittadini stanno apprezzando veramente l'enorme offerta che la città ha. Eh, la cosa importante su cui noi ci concentriamo è sicuramente di riempire anche di contenuti questi luoghi, certo. con delle guide inoltre eccezionali che sono le guide, le guide Neiade e, e quindi appunto abbiamo veramente visto una soddisfazione eh, di tutti i target di età, dai bambini con cui abbiamo le visite le domeniche alle persone più anziane. So che ci sarà anche un appuntamento speciale proprio con il re, Vittorio Emanuele. <ride> abbiamo deciso di riconvocare il, il re, che era un po' di tempo che non si vedeva a Milano, e gli abbiamo, abbiamo chiesto di accompagnare i nostri visitatori a scoprire questa, questo monumento a lui dedicato e a raccontarci anche eh, la pizza che è più famosa di tutte, la pizza Margherita, che appunto deriva dalla famiglia, è dalla famiglia stata dedicata alla regina Margherita e quindi ci accompagnerà in questa passeggiata più pranzo con il piatto di Casa Savoia diciamo quindi gli appuntamenti per ora sono fino a febbraio sono fino a, in verità abbiamo un calendario già pronto fino ad aprile dell'anno prossimo sì. ma quello che oggi lanciamo è sicuramente quello per il periodo invernale quindi da dicembre a, eh, a febbraio assolutamente quindi la copertina c'è la tisana pure e il panorama è questo Mancano andiamo a ecco. <ride> vi aspettiamo